abbiamo sbagliato piano. Da Buddy. Ciao. Allora, benvenuti in un nuovo weekly vlog, che non so quanto weekly sarà, perché alla fine i miei video non sono dei weekly vlog, ma è tutto una sorta di cozzaglia di cose che io registro così quando mi gira. Scusate se parlo piano, è molto presto, quindi non voglio fare bordello. Niente, stamattina devo andare in palestra e poi, insomma, devo muovermi a inviare delle cose, perché la prossima settimana ho un workshop a Roma e mi devo muovere. Devo inviare del materiale e vediamo un po' come andrà. Devo ammetterlo, sono un po' agitata per questa cosa, perché ogni volta non so, ho sempre paura di mandare materiale che non c'entra un cazzo. O, vabbè, anche perché poi sì, ti danno delle indicazioni, ma... e quindi, boh, vabbè. Quindi nulla, vado in palestra e poi vedremo come andrà la giornata. Sto perdendo la voce. Approximately 10 hours later. Hi. Non so se si sentirà qualcosa, probabilmente no. Io ho finito poco fa di lavorare e dovevamo in teoria andare al cinema, ma ho finito troppo tardi e quindi ci è saltato tutto. Però siamo venuti da Neat Burger, che sarebbe la catena di Leo DiCaprio e Lewis Hamilton, che è tutta vegana. Wow, è arrivato il primo assaggio. Queste sono polpette. Wow. Somiglia un po' troppo alla carne per i miei gusti. Ok, è arrivato anche il mio panino. Io ho preso il chicken parm. Vediamo, non so. Buonissimo. Mi piace. Vediamo. Di cosa sta? Sa di sugo. Allora, ho preso effettivamente la parte dove ci sarebbe il fake pollo. E sa anche questo tanto di pollo. Quindi è inquietante. Cioè, non lo so. Non mi ricordavo così bene il sapore. Non sono abituata. Ok, adesso proviamo il burger. Vediamo. Buono, ha una punta dolce che non capisco. Pollo caramellato. No, del pollo. Buono. Fatta. Siamo finiti in sala giochi. È immensa. Thank you.
after. Si è acceso adesso. Raga, quanto mette ansia questo parcheggio. Abbiamo sbagliato piano. Oops. Early the next morning. Hello, alla fine ho mandato tutto il materiale, questo workshop. Come al solito, cioè io mi metto le paranoie ogni volta, perché non so mai che cavolo mandare. In questo caso ci avevano chiesto massimo due video e dovevamo scegliere o due scene o monologhi di due generi diversi, oppure showreel più un'altra scena. Raga, ci ho messo 50 anni a decidere che cavolo mandare, e non so, ancora adesso, anche se ho mandato le cose, non so se ho fatto la scelta giusta, perché vi giuro non... Cioè, mi mandano proprio in crisi queste cose, perché comunque, vabbè, questo è un workshop, è ok, però anche altre volte quando magari mi è capitato per provini o altro, o per candidature ad agenzie, no, di dover mandare il mio materiale, vuoi sempre mandare il meglio, però poi non so, cioè mi faccio mille pari, tipo, ok, però se mando questo, forse però dovrei mandare anche un'altra cosa un po' diversa per far vedere che sono versatile, cioè, veramente... un incubo. Però vabbè, è andato, ho mandato tutto, e quindi vedremo come andrà. Il workshop è la prossima settimana, io parto per Roma venerdì, mi sembra. Questa settimana, per fortuna, non ho grandissimi impegni, oltre lavoro e solite cose, quindi ne approfitterò un po' per leggere. In questo periodo sono presissima con Fourth Wing, che vabbè è un po' trash, cioè è il solito fan, romantasy, non so se chiamarlo romantasy o fantasy, young adult, comunque quella roba là che piace a me. Però mi sta piacendo molto, perché tutta la cosa dei draghi è molto figa. Ci sono delle cose dei draghi che sono incredibilmente cringe, cioè mi intrattiene tanto, e quindi sono molto presa, sono circa a metà, o forse un po' oltre la metà, sì. Boh, sarò tipo al 60% dell'audiolibro, perché sto ascoltando l'audiolibro. E vediamo, tra l'altro su Audible c'è anche il secondo, quindi sicuramente sentirò pure quello. Per ora mi piace, raga. Cioè, molte cose cringe, molte cose what the fuck, però... chi se ne frega, cioè io adoro. Nel frattempo sto continuando anche Dio di Illusioni, finalmente, raga, l'ho comprato. Allora, vi avevo raccontato, no, di Dio di Illusioni, che praticamente l'ho letto prendendolo in prestito dalla biblioteca, l'ho scaricato, però non avendo un e-reader compatibile, e quindi ho detto, vabbè, sti cazzi, me lo leggo sul telefono, quindi mi sono letta più di metà di libro sul telefono, poi però mi è scaduta la cosa della biblioteca, cioè ero tipo... non c'ho voglia di rinnovare. Puntualmente rimandavo sta cosa perché dovevo fare due click, quindi era troppo sbatti, secondo me. E quindi, cioè, tipo, ho interrotto sto libro per mesi e mesi. Adesso però l'ho comprato perché era in offerta alla Feltrinelli. E in più questo libro ci sto mettendo un secolo a finirlo, perché sono arrivata in un punto in cui mi stanno tutti antipatici e non sopporto più nessuno. Quindi sono tipo, per favore basta. Per favore basta. Però adesso c'è appena stata una mini svolta di una cosa, quindi magari... Cioè, contate che sono proprio al finale, quindi stiamo arrivando al succo della questione. Senza fare spoiler, vabbè, hanno ritrovato il cadavere. Questo è lo spoiler. Quindi adesso ho di nuovo un po' di brio, però tutta la parte di ricerche, di cose, io... Basta, per favore, basta. Non ne potevo più. Perché tutta la prima parte, vi giuro, l'ho divorata. Cioè, mi è piaciuta... da morire. Dio di Illusioni è stupendo, però questa parte qui che proprio mi ha annoiato, cioè non me ne fregava niente di loro che dovevano far finta, state zitti. Vabbè, basta, cioè vi giuro la smetto di parlare di libri, sennò vi impallo. E nulla, sono emozionata perché uscirà un nuovo album di Taylor Swift, quindi dai, e basta, quindi nulla. Oggi giornata un po' chill, più che altro perché stasera lavoro ed è sabato, e quindi sabato l'escape room vuol dire che ci sto tutto il giorno praticamente, perché ovviamente più persone vengono il sabato, e quindi oggi sicuramente finirò molto tardi, e vabbè, però domani dovrei avere il giorno libero, quindi sì. The next morning. Hello, buongiorno, oggi è domenica, ieri all'escape room ho fatto veramente tardi, ho dovuto fare tutto il turno anche di chiusura, quindi... sono tipo stanca morta stamattina, però tra pochissimo sento Jacopo perché dobbiamo registrare Zitto e Guarda. Forse oggi registriamo due episodi contemporaneamente, vediamo, sarà un'esperienza. Dal finale 12.
sono un po' in ritardo, ma cioè in teoria non ancora in ritardo, spero di fare in fretta. Oggi ho workshop tutto il giorno, ieri alla fine sono arrivata a Roma, ho pranzato e poi niente, con la mia amica abbiamo abbastanza dormicchiato perché eravamo stanche, però ho finito l'audiolibro di Fourth Wing, non mi ricordo. Mamma mia raga, io scioccata, però bello, cioè se posso dire bello. Oddio, mi basta. Mi è piaciuto molto, poi magari ne parleremo. Però poi avuto un video, sì, però l'avevo già fatto. Infatti c'è una presa anche io. Anch'io! Hello! Ciao Elena, vuoi entrare nel mio vlog? Ciao. Che cosa devo dire nel tuo vlog? Di tanti occhi. Ma tu mi hai fatto vedere il video, mamma. Ciao guys. Adesso parla Kim Kardashian in questo momento. Dov'è che stiamo andando? Da Buddy. Io non ci sono mai stata. Che bello. In realtà ormai è una felicena cena. Per me sarà una cena, ragazzi. Ok. Per sfondare il portafoglio. Io ribadisco il buono. Mio sentito. Wow. Se vieni qua, c'è solo una cosa che dovrei fare veramente per rovinarti il video, sulla cantante Kanye West. L'ultima cosa che stavo bevendo, io che non mi fa impazzire quello di Avena, non lo fa nessuno. E si può fare, poi la fine è tambito. Buonissimo. Scusate, io sto vloggando. Tipo le prime 13, anzi non sei riuscita a skipparne. Hello, stiamo tornando a Milano. Comunque il workshop è andato bene e sono molto contenta. Arriveremo a Milano che sarà già sera e sinceramente non vedo l'ora di rivedere i gatti. Much later. Hello, sono tornata da Roma, in realtà da diversi giorni, ma mi sono dimenticata di chiudere il vlog e vabbè, comunque oggi sono vestita da 12enne praticamente. Yay. Più tardi vado al cinema a vedere Challengers. Yay, con Zendaya, e sono molto contenta. Ho comprato un nuovo correttore che però mi va tutto in queste rughette che ho qua, cioè in questa in realtà, perché qua meno, vabbè. Comunque, oh. Vabbè, mi metto proprio qua davanti alla finestra che almeno c'è una luce decente. Fino a Roma è andata bene, sono contenta, yay. Sono stati 10 giorni belli, un po' per i giretti fatti. Ho rivisto Diletta, quindi sono molto felice. Non ho fatto tantissimi giri da turista o uscite perché sono stata veramente pochi giorni questa volta. Di solito quando vado rimango sempre un pochino di più, però era proprio un po' toccata e fuga. Cioè, se vedete ste robe, cioè qua non so cosa ci sia, però ignorate. E poi il workshop in sé, devo dire, è andato bene, sono contenta. Era una cosa a cui tenevo tanto e cioè, insomma, speravo di fare una bella impressione e così è stato, quindi dai. Adesso tra aprile e maggio veramente sarà un delirio perché... ho fatto domanda per alcune cose, incrociamo le dita, speriamo vadano bene, e poi dovrei iniziare un nuovo corso, sempre di recitazione, con un insegnante qua a Milano che fa un corso che dura un mese e mezzo, mi sembra, è tipo un training specifico, più che altro per la preparazione alle scene durante i provini. E nulla, lo volevo fare un po' perché sento che è una cosa in cui sono ancora adesso un po' insicura, nel senso che a volte mi faccio prendere troppo dall'ansia, e quindi volevo un attimo migliorare questo aspetto, vediamo un attimo come sarà. E poi sì, ho fatto domanda per altre due robe, chissà, non lo so, vediamo. Se andranno bene avrò un'estate molto impegnata. Yay. E niente, questo è quanto, quindi basta, adesso vado a vedere Challengers. Grazie mille per aver visto questo video e noi ci vediamo molto presto.